buongiorno a voi. Professor Paolo Guerrieri. Con lei innanzitutto cominciamo a parlare di Europa. Nei giorni scorsi la Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, ha deciso innanzitutto la sospensione del patto di stabilità, in secondo luogo la revisione degli aiuti di Stato. Mi pare che queste decisioni ora debbano essere confermate in sede di Ecofin, di Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Eurozona. Lei mi corregga se sbaglio. E poi la BCE, dopo diciamo così la gaffe della neopresidente Lagarde, ha deciso di tirare fuori il bazooka con un aumento del quantitative easing rivolto non solo ai titoli di Stato per 750 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, che si somma all'intervento Micron che aveva deciso precedentemente di oltre 100 miliardi di euro, che si somma a sua volta al quantitative easing preesistente. Allora innanzitutto mi corregga se sbaglio. Cominciamo dal bazooka della Commissione europea, sospensione del patto di stabilità e revisione degli aiuti di Stato. Che cosa vuol dire? Lei ha appunto elencato quelle che sono state alcune misure importanti, iniziative importanti sia sul fronte Commissione, quindi sul fronte delle politiche economiche, sia sul fronte monetario e finanziario da parte della Banca Centrale Europea. La sospensione del patto di stabilità significa che a questo punto vengono appunto temporaneamente sospese, quindi accantonate i limiti che poi esistono alla possibilità dei paesi di superare certe soglie per quanto riguarda poi la finanza pubblica. Quindi in poche parole è una licenza ai paesi a spendere quello che è necessario in questa fase per contenere la diffusione del virus, sostenere il sistema sanitario e quindi diciamo dare priorità assoluta al fatto di salvare delle vite umane. Da questo punto di vista quindi la Commissione ha in qualche modo sancito la necessità poi di per quello che stava già avvenendo, cioè che i paesi possano intervenire mettendo in campo tutta una serie di misure che cercano in qualche maniera di limitare naturalmente gli effetti economici dei provvedimenti che vengono presi sul piano sanitario, che come sappiamo sono poi in Italia e in tutta un'altra serie di paesi la chiusura di attività non essenziali, ma in qualche modo è una chiusura ad ampio spettro che sta naturalmente provocando delle gravi conseguenze sia sul piano della disoccupazione sia sul piano della situazione delle imprese. Quindi possiamo spendere quello che è necessario per affrontare la crisi sanitaria e il suo impatto economico. Esattamente, nel caso ad esempio dell'Italia, l'Italia ha messo in campo un primo diciamo set di provvedimenti che ammonta a qualcosa intorno ai 25 miliardi di euro, che chiaramente ci porterà oltre il 3%, che in realtà in tempi normali è invece una soglia in qualche maniera che non andrebbe mai superata. La Commissione non ci farà procedure di infrazione, però intanto continuiamo a aumentare il deficit e quindi il debito che già e la Commissione ha sospeso appunto qualunque misura che dovesse essere presa e allo stesso tempo diciamo così ha cercato di racimolare, perché di questo si tratta, dei fondi non utilizzati, quindi non stanziando nuovi fondi, ma soprattutto sono fondi non utilizzati, e in qualche modo consentendo ai paesi di utilizzare questi fondi, ad esempio per quanto riguarda le politiche di coesione, anche per altri obiettivi, quindi anche in questo caso per tutte le misure che vengono prese per contenere la diffusione del virus, sostenere il sistema sanitario. E da questo punto di vista diciamo c'è anche quindi è un provvedimento anche questo che vuole rafforzare come dire la scala di intervento. Dall'altro lato la Banca Centrale Europea, anche qui diciamo dopo un esordio non certo felice, sia per quanto riguarda le misure prese sia per quanto riguarda la presentazione di queste misure da parte soprattutto della Presidente della BCE Christine Lagarde, ha invece varato un sostanzioso in qualche modo piano di acquisti di obbligazioni, di titoli sia pubblici sia privati,
grosso modo sono 750, ma se si somma quello che già era in atto e quello che era già stato stabilito, superiamo i 1.000 miliardi, e che quindi sono una rete di protezione per quanto riguarda i titoli degli stati, ma sono anche risorse che vengono messe a disposizione delle banche in termini di tutta la liquidità che sarà necessaria per sostenere il credito a famiglie e imprese in questa fase di emergenza. Quindi sono provvedimenti che adesso, naturalmente, come lei giustamente diceva, oggi devono essere ratificati a livello di riunione dei ministri economici e finanziari, la riunione dell'Ecofin, dando per scontato, e a questo va aggiunto anche le misure che sono state prese per allentare, se non in molti casi rimuovere anche qui dei paletti che ci sono per la utilizzazione di aiuti di Stato alle imprese. La DG Concorrenza ha anche qui dichiarato di essere pronta a rivedere, e anche queste cose sono state o già attuate o verranno ratificate, perché è ovvio che se si deve intervenire per sostenere credito a famiglie e soprattutto imprese per cercare di lenire, bisogna in qualche maniera non poterlo fare senza dover finire di incorrere. La Banca Centrale ha messo in campo il suo bazooka, che poi può essere ulteriormente aumentato alla bisogna, questo è del tutto evidente. La Commissione Europea ha messo in campo 3 provvedimenti che hanno una loro importanza, però insomma la crisi è di tale dimensione, di tale magnitudine, prevedibilmente che tutto ciò potrebbe, non basterà. E si è aperta tutta una discussione attorno ai corona bond e intorno all'uso del MES. Allora, professore, ci vuole un po' illuminare. Il MES, il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati, fin qui veniva ritenuto l'istituzione economica più importante dopo la BCE dell'Unione Monetaria, che però interveniva in una situazione di crisi finanziaria. Stavolta si cerca di portarlo a un intervento su una crisi, di una crisi reale. Di che cosa si tratta? Allora, innanzitutto è importante sottolinearlo. Questi interventi sono molto importanti. L'intervento, ad esempio, della Banca Centrale Europea è molto importante per non ripetere quello che è successo invece in una precedente fase, appunto la crisi 2008, 2009, 2011, 2012. Cioè sono molto importanti perché possono evitare quello che stava già succedendo, cioè l'innalzarsi dello spread, il fatto che paesi come l'Italia, come la Grecia, si trovino subito in difficoltà a causa di mercati che temono in qualche modo le conseguenze. Però sono interventi che servono a acquistare tempo, non risolvono quello che è invece il problema di cui lei adesso in questo momento parlava, che è di fronte ai paesi dell'Unione Europea e naturalmente ai paesi dell'area dell'euro. Questo problema è duplice. In questa fase, chiamiamola fase 1, dove bisogna soprattutto contrastare la diffusione del virus e quindi sostenere il sistema sanitario, intervenire a sostenere famiglie e imprese, c'è già una serie di interventi in una certa misura già messi in atto, che metteranno a dura prova le finanze in qualche modo dei vari paesi, perché bisogna spendere, ma spendendo e facendo debito, naturalmente i debiti aumentano e quindi si accumulano da questo punto di vista, soprattutto in certi paesi, è il caso per esempio dell'Italia, della Grecia, si accumulano debiti su uno stock già molto elevato. Quindi già in questa fase 1, che non sappiamo quanto durerà, perché questo è drammaticamente l'incertezza che oggi grava, perché fino a che non si avranno risultati certi sul piano perlomeno della mitigazione, del contenimento, questa è una fase che si protrarrà. Quindi c'è un problema già in questa fase di spese. E in secondo luogo è scontato che ci sarà un problema non appena questa fase avrà avuto, naturalmente, perché avrà termine, quindi questo siamo certi, c'è il problema della fase, chiamiamola 2, cioè di quello di una ripresa, che naturalmente non è che si può sperare che appena questa situazione possa migliorare, come ci auguriamo tutti, possa partire una ricostruzione
quasi automaticamente, quindi con non possiamo sperare nella ripresa spontanea, ecco. Sarà assolutamente necessario in realtà mantenere delle condizioni monetarie di bilancio molto espansive, e quindi andranno favoriti gli investimenti, andranno favorite tutta una serie di spese fondamentali per rilanciare. Quindi c'è questa, come dire, l'intervento della Banca Centrale Europea dà tempo ai paesi europei per naturalmente varare però uno strumento che possa essere utilizzato, se necessario, già nella fase 1, sicuramente nella fase 2. E cos'è questo strumento? È uno strumento che deve consentire di finanziare collettivamente, cioè in maniera concertata, come Unione Europea, la vera e propria ricostruzione che dovrà seguire la fase di emergenza. In questo senso si sta discutendo che forma, in che modo poter intervenire, però qui c'è naturalmente, si è immediatamente riproposta la divisione all'interno dell'Unione Europea tra paesi favorevoli a un intervento in comune, attenzione, non al coordinamento di interventi nazionali, quello che sta avvenendo in questo momento, cioè tutti i paesi stanno intervenendo ognuno in base a quello che reputa necessario e si sta cercando perlomeno un coordinamento di questi interventi. No, quello che si sa che sarà necessario sarà un intervento concertato a livello europeo, finanziato quindi in qualche modo a livello europeo. Questo però trova in qualche modo ripropone e ha riproposto una spaccatura all'interno dell'Unione Europea tra paesi che sono favorevoli, naturalmente c'è un paesi come l'Italia, come la Spagna, ma anche la Francia sono fortemente, diciamo, impegnati a perché questo intervento avvenga, e dall'altra parte abbiamo una serie di paesi, i paesi del nord, i barbari del nord, una serie di paesi che si oppongono perché in qualche modo non vogliono o temono che questo possa significare degli impegni a favore di paesi di cui sostanzialmente non si fidano. Quindi c'è ancora una volta una discussione al fondo della quale c'è una crisi di fiducia, che poi è l'eredità della grande crisi dell'euro che abbiamo avuto qualche anno fa. Ecco, però proprio su questo fronte mi pare di capire ci sono alcune novità.